Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Impossibile dimenticarci di Diletta Pagliano. Quando partecipò al dating show di Canale 5, aveva poco più di 20 anni. Il suo forte carattere riuscì ad attirare l'attenzione del pubblico e del tronista Leonardo Greco. Da quel momento sono trascorsi circa 10 anni, ma che fine ha fatto la storica corteggiatrice di uomini e donne? La giovane oggi conduce totalmente un'altra vita. I telespettatori non si sono scordati di lei e vogliono saperne di più. Scopriamo cosa fa oggi Diletta. Diletta Pagliano a Uomini e Donne, impossibile dimenticarsi di lei. I fan più accaniti di Uomini e Donne si ricorderanno di Diletta Pagliano, la corteggiatrice che prese parte alla trasmissione di Maria De Filippi nella stagione del 2009-2010, per corteggiare Leonardo Greco. Molti di voi non si saranno di certo scordati della sua rivale, Barbara Barbieri, le due si resero protagoniste di numerose liti. Il tronista, però, scelse Diletta. Purtroppo, la loro storia d'amore non durò per molto tempo, infatti, si lasciarono nel 2011. Da quel momento, la Pagliano è completamente sparita dal piccolo schermo. Ma la sua vita è andata avanti, volete sapere che fine ha fatto? Scopriamo di più! Che fine ha fatto Diletta Pagliano? La sua nuova vita, Diletta Pagliano, in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, ha svelato che oggi è un'imprenditrice di successo, infatti, ha ben due ristoranti a Milano molto conosciuti. L'ultimo lo ha aperto pochi mesi fa e offre un servizio di cucina orientale. Riguardo la sua vita privata, invece, sappiamo che dal 2017 è fidanzata con Alessandro Mastromatteo. L'uomo è anche il suo socio, ma non solo, è il padre di suo figlio Thomas di 3 anni, nato nel 2019. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato che lei e il suo compagno sono sempre molto impegnati con il lavoro, proprio per questo, il bambino viene affidato spesso ad una tata, ma a settembre inizierà l'asilo nido. Diletta e Alessandro non sono sposati, si stanno dedicando alla loro carriera, ma non escludono la possibilità di un matrimonio e di allargare la famiglia, molto presto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.